I am. Iron Man. If I see a situation coming south, I can't ignore it. I'm only alive because fate wants me alive. What more could I lose? Cosa immagini, cosa speri, cosa ti auguri per il futuro di questo festival e di Ostia nel cinema, nell'immaginario cinematografico italiano? Beh, innanzitutto onoratissimo di partecipare alla prima edizione di questo festival. Secondo me ho la sensazione che sarà un festival che prenderà sempre più piede, spero che anche l'anno prossimo verranno grandi nomi, sono veramente contento. Poi quest'anno sono in buona compagnia, c'è la mia amica Ilenia Pastorelli, poco fa parlavo con Francesca Einaudi e Sergio Cammariere, insomma so che intorno gravita una grande grande aspettativa sul festival. E per quanto riguarda Ostia, spero vivamente che resti una delle capitali del cinema, perché Ostia è stata immortalata in film capolavoro della cinematografia italiana, ha una storia profondissima e credo e spero che continuerà a essere così, anche perché è come dire, Ostia è un pochino la nostra Napoli, cioè è una parte gioiosa, divertente della nostra città, in più è la parte dove c'è il mare, quando gli stranieri vedono, vedi a Roma c'è il mare, è Ostia Lido il mare di Roma, quindi felicissimo di essere qui. Esatto, l'unico che ho fatto drammatico, infatti ce l'avete messo, se no li facevamo crepare tutti. La longevità. Cioè quello di quanti anni c'hai? 1860, prego. Attore brillante come regista sapiente, quale genere di cinematografico con spirito di innovazione, il nostro scopo è di infondere il suo talento, il suo laboratorio teatrale, che viene a fuscire i talenti. Premio, personaggio dell'anno, Massimiliano Pinti.